7.07, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, bentornati siamo su tornati. Crystal Radio, bentornati We're in onda. Back. Ci siamo mancati tanto ieri. Ci siamo mancati. Mi sono mancato da solo anche. Io me la sono dormita, dico la verità, ragazzi. No, allora, devo dire che anch'io ho apprezzato il fatto di poter dormire con l'oretta in più. Tu quante ore in più? Diverse. A couple of hours. 10:30. 10:30? 10:30 anche 11. Allora, 331 7853 555. Aperto l'insulto per Masieri. Ma che, no, cioè, pensate, mentre voi ieri vi spaccavate la schiena andando al lavoro, nel traffico della circonvalla, sulla tangenziale in coda con quello lì davanti che non si capisce se sta a destra o a sinistra, sta in mezzo alla corsia e non vi fa passare, sul tram con quello che vi ha messo l'ascella pezzene puzzolente da fazza, tutta sta gente, Masieri, no, io ero beato a dormire. Non me ne frega niente, appena detto non me ne frega niente, ero beato a dormire. Si scherza ragazzi, 10:30 anche... vero, però non si scherza. No 10:30-11 è vero. 11 per... ma sì, ma vabbè, comunque per il resto dei giorni sapete che, come dire, cioè, alle 6:30 sono già in bici per il resto dei giorni. È vero per il resto dei giorni 6:30 in bici, quindi vabbè. Partiamo, questa è Good Morning Milano, questa è Crystal Radio, iniziamo una nuova puntata, Thanks God It's Friday, e adesso Marco Mengoni con Elodie, Pazza Musica. Marco Mengoni, Elodie, Pazza Musica, ben ritrovati appunto su Crystal Radio, bentornati a Milano News, ben ritrovati sul DAB e sull'FM 96.2, il DAB è quella robina che avete in macchina, no? Dove c'è il tastino mode. Sì, non vuol dire essere un ragazzo alla moda, non è che cambi abito, cioè se tu schiacci non è che cambi moda del momento, ti viene, non so, il pantalone a zampa, no, ti viene la radio digitale. Sei veramente un boomer. Ho riascoltato e vi invito a riascoltare l'intervista con Marco Ballarini, sindaco di Corbetta. Sei veramente un boomer, Fabio. Cioè lui mi batte proprio, la grande, cioè lui è super giovane. No, perché ha detto quando sei... oddio, cosa che ha detto? Quando sei con... No, vabbè, adesso non mi viene in mente. Andate a riascoltarla, appunto. Esatto, visto andate, che a andate a riascoltarla e suggerisco. Ah no, è il sindaco più fresco d'Italia, e tu fai, questo non vuol dire che ha l'aria condizionata. Vedi, ma sono così, ragazzi. Io nasco da Pippo Franco, Pippo Franco e quella gente lì, cioè nel senso, non è che potete pretendere più di tanto. Se arrivo a vette di Nino Frassica sarebbe già tanta roba, ahimè. Comunque, dai, cosa dicono i giornali? No, prima c'è? No, volevamo ricordare il numero. Ah, ricorda il numero, sì, giusto. 331-7853-555 per buongiorno, foto, quello che volete. Anche buonanotte. Cioè, magari qualcuno finisce adesso il turno fatto di... fa la notte, certo. Smonta, come si dice in questi casi. Bravissimo, e quindi... sì. Ormai abbiamo preso l'abitudine... di leggere notizie su Carlo Monguzzi. No, quello arriverà dopo. Non ti preoccupare, che arriverà dopo. Lo so. Di ricordare, è già passato giovedì, quindi non possiamo ricordare che giovedì non siamo in onda. No, ma possiamo ricordare che oggi è giornata di sciopero. Mi raccomando, prendete la macchina. È brutto invitare la gente a prendere la macchina, però oggettivamente è sì, da fare. Non puoi prendere manganellate chi sciopero. Scusa, scherzo. Io mi dissocio completamente. No, ma perché poi in realtà se andate a vedere le motivazioni dello sciopero, sono anche molto valide, sono stravalide. Dopo leggeremo un po' di... È un po' la rottura di balle, diciamocelo, il fatto che c'è ogni 15 giorni, c'è questo. Adesso leggeremo anche un po' di... Ho preso spunto da Greta Thunberg, che scioperava tutti i venerdì per la scuola, e mo questo... Infatti ci sono un po' di articoli che riguardano Greta Thunberg? No, che riguardano i numeri degli scioperi. Il cellulare di Greta Thunberg? Comunque ma oggi... sai che non può rispondere? Perché in galera? No, credo sia uscita. Ma nel senso, è stata fermata dalla polizia a Londra, ricordiamo questa cosa. Oggi 20 ottobre, sciopero generale indetto dai sindacati SGB, ADL, Sicobas e CUB, settore dei trasporti che interesserà tutti i trasporti. Ricordiamo che per quanto riguarda ATM fasce differenziate tra mezzi di superficie e mezzi e le metropolitane, sostanzialmente le fasce sono sempre 8:45, 15 e 18. Sapete già quali sono quelle in cui potete uscire e quelle in cui non potete, cioè potete tranquillamente uscire ma con i mezzi propri. Con parole tue, Masieri, puoi dirlo. No, perché anche io faccio molta confusione. L'abbiamo con questa visto, roba del 8:45, 15, 18. Allora, il concetto è che tra le 8:45 e le 15 non esci. Hai visto che ci hai pensato? Non esci con l'autobus con l'autobus. Perché la metro questa mattina va. E dalle 18 a fine servizio, tutti idem. Quanti.
Esatto, le metro solamente dalle 18 a fine servizio avranno non dei vanno. Disagi. Dal 18 a fine servizio vengono fermate, giusto? È complicato, ma a proposito di mobilità. Bravo. Ah, cosa non so io. Sì, ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde che ci dà le info sul traffico in tempo reale. Ernia Brescia, Fabi Fibra, Parafulmini, 7:39 minuti, Crystal Radio, ben ritrovati qui a una nuova puntata, un nuovo appuntamento, l'appuntamento del venerdì, thanks venerdì. God is Friday. E ricordiamo che venerdì la gente vuole ridere, così, ridere. Adesso come posso parlare allora della regina Elisabetta, poveretta che è morta, se vuole ridere la gente? Vabbè. No, possiamo dire, cioè, allora, arrivata scritto... la sua età, non è che possiamo, diciamo. Ci hanno scritto comunque appunto al 331-7853-555 per ricordarci appunto che la regina Elisabetta è morta un anno e un mese fa, perché adesso sono andato a controllare per bene, effettivamente è morta l'8 settembre del 2022 al castello di Balmoral, in Scozia, il grande castello, insomma, soprattutto amatissimo da suo marito Filippo, dove anche lui è morto appunto al castello di Balmoral, sì, in Scozia. Altro, pochi mesi di distanza, no? Un annetto, credo. No, adesso non andare a controllare anche quando è morto Filippo. Lo posso dire subito, non è un problema. Filippo di Edimburgo è morto nel 2021, Filippo di Edimburgo morto il 9 aprile 2021, quindi un anno e mezzo prima della regina Elisabetta. La cosa interessante è che se scrivi Elisabetta su Google... no, e adesso è fuori adesso, la canale, e infatti sì, volevo dirti quello, adesso ovviamente mi mette fuori lei perché l'ho cercata, però veniva fuori Canalis, Gregoraci e un'altra di cui non avevo mai sentito parlare il nome, ma adesso non mi viene fuori perché appunto mi viene fuori più quella, però sì, ce n'era un'altra, Franchi, Elisabetta Franchi, non è una stilista. Sì, può essere perché c'è anche un outlet. E allora ha a che fare con... Vabbè, ma comunque, tolto questo, Fabio, parliamo della notizia di... Ah, Elisabetta Franchi, credo sia la stilista di Farfetch. No, non so cosa sia. Farfetch. Non so leggere giovedì giornata, penso so leggere Farfetch oggi. È il penultimo film di Wes Anderson. Potrebbe essere. 331-7853-555, grazie dei messaggi, grazie ad Alberto che ci ha scritto un buon venerdì a Fabio e Lorenzo, mettono anche a te, vabbè, e a tutti gli amici di Crystal Radio in ascolto. Tanti. Sempre di più, ho scoperto questa cosa, che nonostante noi due... ci ascolta sempre più gente. Beh, non credo che Crystal Radio ci abbia preso per far calare gli ascolti. Ho un'idea. Potremmo cambiare il titolo della trasmissione in Nonostante quei due. Ma che non sarebbe male. Non sarebbe male. Parliamo della notizia di giornata. Posso? Hai un minuto e 40. Un minuto e 40. Sì. Sono pieno di reazioni. Sono pieno di. Sei un reazionario. No, reazioni a questa notizia. Vabbè, tu butta la notizia, poi sentiamo la canzone e poi sentiamo le reazioni. Ieri il sindaco Sala ha annunciato. Che a partire dal prossimo anno, molto probabilmente entro settembre del prossimo anno, entro i primi sei mesi del prossimo anno, alcune vie del centro saranno chiuse alle auto, quindi verranno installate telecamere eccetera e non si potrà entrare. Come titolo nei giornali? Sala, dal 2024 basta auto in centro. Chiaramente dicono, in realtà si chiudono sostanzialmente le vie del quadrilatero della moda per evitare appunto le sfilate, dice Sala, delle supercar, basta seguire un influencer su Instagram che c'ha il macchinone e vedrete che va fisso il pomeriggio in Montenapo a fare la sfilata con la supercar. Lo sappiamo, Milano è anche questa, non è che purtroppo. Passare alla storia perché in Montenapo ci sono i macchinoni, insomma, preferivo passare alla storia perché ci abitava Manzoni lì vicino, cioè, non so come dire adesso. E Sala dice, cioè, si può comunque andare con il noleggio conducenti, i taxi, i mezzi, però per evitare appunto questa cosa, dice, una piccola svolta storica. Da lì in poi ci allargheremo. Ecco, e questo ha scatenato delle reazioni pazzesche. Io dico sempre una cosa, però adesso poi dopo questa canzone leggiamo le reazioni. Dico solo una cosa, però va bene, la buttata lì, i giornali hanno ingrandito tutto, però secondo me, cioè, ragazzi, pensiamo un po' positivo, dai, magari può far bene alla nostra città, no? Pensiamo positivo. Giovanotti, penso positivo, che bomba di pezzo, comunque ve lo dico, dite quello che volete, comunque io ve lo dico anche, cioè, a prendersela con Giovanotti sono facili tutto. Cos'è che hai detto? A prendersela con Giovanotti. Ah, ok, non avevo capito. Scusa, no, a prendersela con Giovanotti è facile, il coraggio sta nel difenderlo.
capito? Addirittura Jovanotti così, così divisivo. No, è vero. Dopo la svolta social, posso dire, molto divisivo. Sì. Cioè, perché no, c'è chi dopo la svolta di quelle minchiate, diciamolo, dei concerti sulla spiaggia, ecco, lì anche sì. Anche quello. Lì cioè. Sì. Beh, lì ci sono gli ambientalisti lì che sì, hanno... Lì sì. No, non solo gli ambientalisti, anche molti dei suoi fan, tra cui sottoscritto, insomma, hanno storto un po' il naso. Sti Jova Beach Party... Piccola... Ma... Piccola roba sul Jova Beach Party, la questione delle tartarughe, ti ricordi? Sì, 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 sì. Siccome so che non sei su TikTok, non bazzichi no, TikTok, no. Ti dico che andava molto di moda una scena, se non sbaglio, di un film della Pixar, sì. Non lo so, dove ci sono delle tartarughe che nuotano nel mare. No, che no. Scappano dalla devastazione del loro posto. Ok, credo sia non so, credo sia Finding Nemo, credo sia. È una roba del genere. Sì, sì. E sotto si sentiva, cioè la caption era quando senti questa canzone, e in mezzo alla distruzione andava in sottofondo. Tu hai capito che canzone è? I Love You Baby. Ah, era I Love You Baby, penso. Più o meno. Non potevi dire I Love You Baby. Ma no, perché la parte iniziale che mi faceva ridere. Ah, non quella I Love You Baby lì, quella di Jovanotti. Ah, non l'avevo capito. Sì, no, era I Love You Baby di un altro. E sì, cioè, quella, I Love You Baby. Sì, lo so, però all'inizio si sente... Allora, diciamo che... Ti ricordi quell'idea che avevamo avuto di Sara Banda? Cassiamola. Ma perché non ci occupiamo di notizie e informazioni? Ce l'avevamo la notizia, tanto che avevamo solo un minuto per commentarla, adesso ne è solo 1:50. È aumentato, sì, cos'è? Sì, che è il curioso caso di Benjamin. Sì. Allora, abbiamo detto dal 2024 il quadrilatero della moda ha chiuso alle auto. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente ci saranno le telecamere, arriverà la multa. Vabbè, a sì. Chi entra. Arriviamo alle reazioni. Reazioni. Marco Mazzei, consigliere di Stasala, molto attento al tema della sensibilità, ormai lo diciamo sempre, al tema della... L'affabile Marco Mazzei. Al tema della... Cosa ha risposto su della mobilità. Social? Fine del brum brum in Montenapo, spiace. Fine del brum brum in Montenapo. Okay. Infatti tra i commenti abbiamo risposto la brum del capo amps nella okay. Nei commenti c'è qualcuno appunto che diciamo mette in discussione un po' questa postura istituzionale, mettiamola giù così, non so come dire. Sì, sì. Cioè, qualcuno dice sono favorevole chiaramente alla notizia, benvenga, evviva, ma come viene comunicata non lo so, ecco. Ricorda un po' quel famoso è finita la pacchia, il tenore è quello. Questa a sinistra, adesso andiamo a destra, perché andiamo ce l'ho per tutti. Quindi andiamo a Londra, dove si guida destra. Oggi sei più boomer del solito. A Milano torneremo a usare muli, asini e carrozze. Chi è che l'ha scritto? La plomb di Romano La Russa, assessore alla protezione civile, sì, non mi ricordo, sì, di sì, Regione sì. Lombardia, dopo l'annuncio di Beppe Sala di chiudere parte del centro. Scusa, per rileggermi il posto. Qualcuno fermi il soldato Sala, o dall'anno prossimo andremo tutti in centro e torneremo ad usare muli, asini e carrozze dei tempi dei nonni. Suggerirei anche di pensare a un bel coprifuoco dalle 14 alle 7 del mattino, sarebbe una soluzione davvero green. Niente auto, niente consumo di energia elettrica, niente di niente. Ironicamente risponde così Romano La Russa, assessore alla sicurezza di Regione Lombardia. Si può fare una legge, levate i social ai politici, cioè sarebbe la cosa migliore da fare. Oh my god. Quindi oggi parliamo di teatro con Tamara Malleo. Buongiorno Tamara. Buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo. Ciao, e buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno. Allora, faccio subito una domanda. Vai. Ma siete andati a teatro questa settimana? Allora, dovevo andarci ieri sera. Io dovevo andare a vedere una rassegna dentro Jazzmi. Quindi non era proprio teatro, però diciamo che aveva a che fare con la cultura, però era all'aperto, gli era diluviato e quindi l'hanno fatta saltare sostanzialmente. Ce la siamo persi, quindi settimana non siamo riusciti, no. Però... Però io ho tre nuovi consigli da darvi. Oh, bene. Allora, parto subito. Vai col primo consiglio. Allora. Primo consiglio, sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, c'è un bellissimo spettacolo itinerante per scoprire il Parco Nord di Milano. Quindi, Metropolitana, MM, Ponale,
là subito all'uscita della metropolitana c'è un giardinetto pubblico, là c'è il ritrovo di questa compagnia che si chiama Compagnia Oies, che è una compagnia che io seguo da tantissimi anni, e è una compagnia che in questi ultimi anni si sta, diciamo così, si sta rivolgendo ad una serie di progetti legati al territorio. Loro hanno fatto questo progetto che si chiama Parchi Sommersi, hanno fatto un primo capitolo legato al Parco Lambro, adesso stanno appunto facendo questo spettacolo itinerante nel Parco Nord e poi ci saranno altri capitoli legati ai parchi di Milano. È uno spettacolo itinerante bellissimo, costruito su una storia che lega una giovane coppia in cerca di casa con una signora che abita da sola in una casa proprio che si affaccia sul Parco Nord. Il destino di queste tre persone si intreccia e c'è la scoperta di un passato legato alla Milano degli anni 70 e un presente legato alla situazione attuale delle giovani coppie in cerca di casa, ma comunque in generale di chi cerca casa a Milano e deve guardare ai quartieri di Milano e se si può riscoprirne anche la storia. E dicevi, Tamara, itinerante all'interno del parco anche, cioè non ho capito, si muove... È proprio, sì. Praticamente si parte da una zona del Parco Nord e poi si attraversa gran parte del Parco Nord. Io l'ho fatto, ci vuole un'ora e mezza, con delle cuffie, quindi sei immerso all'interno di questa narrazione ed è bellissimo perché adesso si fa alle 5:30, quindi al calar delle luci della sera, e quindi si vede anche il cambiamento delle luci all'interno del Parco Nord. Peraltro il Parco Nord è l'unico parco di Milano senza illuminazione artificiale, per permettere alla fauna e alla flora di svilupparsi nella maniera più naturale possibile. Quindi è davvero un'esperienza molto particolare. Sai, quindi, appunto, nel caso di maltempo lo si fa lo stesso, sono organizzati, si fa lo stesso. Si porta l'ombrellino, si deve prenotare sul sito della compagnia OIS, poi vi danno tutte le informazioni, però si può fare con qualsiasi, diciamo così, situazione atmosferica. No, scusami, però ma visto un'esperienza molto bella. Bello, scusami la domanda un po' banale, ma appunto visto il momento era da capire se si potesse fare lo stesso. No, interessante. Certo. Anzi, anche interessante molto. Capire come appunto, cioè, anzi quasi, cioè se l'avete già fatto con il bel tempo, tornate a farlo con butto te, cioè cambia un po' cambia l'esperienza. Lo spettacolo, esatto, cambia molto. Sì, perché devo dirti che la storia rimane sempre la stessa, perché c'è appunto una storia che guida il cammino, però cambiano moltissimo le atmosfere. Io l'ho fatto con una leggera pioggerellina e quindi devo dirti che comunque i colori cambiano. Immagino, c'è è veramente un bellissimo percorso. Bello. Quindi questo è il primo consiglio per il sabato e la domenica. Sabato e domenica. Invece, altri due spettacoli, anzi devo dirti, è uno spettacolo e poi una rassegna. Lo spettacolo è Parlami come la pioggia, Teatro Franco Parenti, quindi siamo in Porta Romana, metropolitana gialla, centro di Milano. E Parlami come la pioggia sono 5 atti unici di Tennessee Williams, 4 di questi atti unici sono inediti in Italia, la traduzione e adattamento è di Masolino D'Amico, in scena ci sono due attori strepitosi, Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa, la regia di Andrea Piazza, le scene e i costumi sono di Alice Vanini Tomola e produzione Teatro Franco Parenti. Ci sono questi 5 atti in cui si racconta la storia di 5 coppie che si rapportano fra loro attraverso relazioni diverse, possono essere madre e figlio, 2 bambini che si incontrano, una coppia di diversa età, e in tutte e 5 le storie si racconta la fragilità umana e la grande domanda, che è una domanda a cui non possiamo dare risposta, è perché è così difficile sentirsi felici? Perché quando siamo così vulnerabili non riusciamo a chiedere aiuto? E quindi diciamo che è una storia, anzi sono 5 storie che ci portano dentro una emotività potente che Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa portano in scena in una maniera potentissima, ma al tempo stesso la regia di Andrea Piazza ci porta in una dimensione molto poetica, attraverso anche una composizione musicale originale e attraverso una scenografia che ci porta nei ricordi e in una malinconia che in qualche modo ci accarezza, ma che ci porta anche a delle riflessioni molto molto profonde. Io sono uscita in lacrime, ma anche questo fa parte del teatro, della narrazione del teatro. Cioè, con questa recensione io andrei solo per la poesia della recensione di Tamara, cioè dovrebbero assumerti quelli della compagnia. Non mi racconto
non vi racconto niente che non ho visto, perché mi piace molto il teatro, secondo me aiuta tantissimo anche il proprio percorso personale, chiaro. A, diciamo, insomma, okay. Ad entrare in connessione con le proprie emozioni. Okay. Consiglio tecnico, portatevi i fazzoletti, proprio giusto, perché sì. Si esce in lacrime, ok, però lacrime sì. Che fanno bene all'animo. Io sono uscita in lacrime, però sono delle lacrime che fanno bene. Una ragazza sensibile. Sta la sensibilità. Una ragazza sensibile. Un po' troppo, un po' meno dovrei. Allora, terzo consiglio invece è una rassegna. Che io vi consiglio di seguire, quindi ci sono vari appuntamenti nel corso dell'anno, ma io vi consiglio di seguirli sia su Instagram che sul loro sito, Le Stanze. Praticamente è un teatro fuori dai teatri, se ne occupa Alberica Archinto, che è una donna che si occupa di cultura da tantissimi anni, in moltissimi ambiti, si occupa di Stanze, che in questo caso propone spettacoli in spazi non teatrali con compagnie molto importanti. I prossimi due appuntamenti, che sono a novembre, e vi consiglio di prenotare perché i posti finiscono subito, a info@lestanze.eu, e sono spettacoli molto diversi. Uno di questi spettacoli è Exhibition, della compagnia italo-australiana Cuocolo Bosetti, che sarà uno spettacolo in cuffia al Teatro del Novecento. Quindi si può vedere il Teatro del Novecento attraverso una narrazione teatrale. Io credo che sia un'occasione unica. Gli spettacoli che propone Stanze avvengono in spazi davvero... Io ho visto uno spettacolo al Museo della Scienza e della Tecnica, ho visto uno spettacolo al Museo della Scienza Naturale, e devo dire che sono occasioni in cui il teatro si intreccia con un altro ambiente della cultura e che porta, insomma, a una narrazione molto molto particolare. Quindi vi consiglio di seguire la rassegna e i vari spettacoli. Ci sarà anche Licia La Nera, che è un'altra artista incredibile. Te capì? Okay, non mi sarei mai aspettato. Ne hai un po' di cose da fare questo weekend dentro i musei. Dentro i musei, interessante. Mi dispiace, Lorenzo, che non ho niente da proporti che sia legato al cibo. Però mi impegnerò a trovare anche qualcosa. È rimasta questa cosa. Sì. Vabbè, però... No, ma è bello coniugare il cibo al teatro. Io lo trovo comunque una sorta di percorso. Mi impegnerò a trovare qualcosa da proporti, però. Va bene, Tamara, grazie mille. Secondo me siamo una maggioranza silenziosa. Sì, può essere. Diciamo che Lorenzo ha questa cosa che dal mezzogiorno del venerdì inizia il weekend ed è culinario praticamente. Cioè, ogni cosa, quindi abbiamo il pranzo del venerdì, l'aperitivo del venerdì, la cena del venerì, pranzo del venerdì, lo passo a letto. Colazione, pranzo e cena aperitivo del sabato, la domenica, e lui riesce a combinare qualsiasi. Ma è un percorso artistico anche quello. Non lo valuterei. È golosaria tutto l'anno per Lorenzo. Tamara, ricordaci un attimo però, se vogliamo approfondire tutto quello che è il mondo del teatro, soprattutto la tua grande conoscenza e bravura sul tema, dove possiamo approfondire, appunto, e trovarti? Allora, io curo e conduco una trasmissione su Milanao, canale 191 del digitale, il venerdì alle 16.30 fino alle 18 avremo tanti ospiti, tanti percorsi, e siamo anche in replica su Antenna 3 il lunedì alle 23.30, quindi... Avete più possibilità. Un'ora e mezza di trasmissione. Un'ora e mezza di trasmissione fai. Sì, abbiamo un'occasione, grazie al direttore Fabio Ravezzani, che ci permette questo spazio in cui gli ospiti possono raccontare i loro progetti liberamente, e possono i telespettatori e le telespettatrici. Scusate, è caduto il quando nomini, quando nomini il direttore, bisogna stare attenti. E quindi, esatto, ecco, è successo, un saluto. In tempi di pandemia è successo a tutti, sì, questa infatti, cosa. Quindi... E la gente aveva i calzoncini e le mutande sotto. Chico testa aveva. Quindi complimenti a Tamara, che invece, si mette l'abito buono per fare il collegamento con noi, infatti. No, assolutamente, perché meritate tutta l'attenzione e la cura possibile. Grazie. Insomma, possiamo seguirti. Noi chiacchieriamo di teatro perché il teatro deve diventare un'abitudine. Ecco, ricordiamo sempre questa cosa qui, che è un po' il lancio sempre di Tamara. Ricordiamo appunto il teatro come abitudine.
Tamara, grazie mille, ci sentiamo grazie quindi di nuovo settimana prossima, giovedì, giovedì. Torniamo giovedì, perché giovedì siamo di nuovo qua, va bene? Grazie Tamara. Grazie Fabio, grazie Lorenzo, grazie a tutti e a tutte, ciao. Ciao. Grazie mille ancora allora a Tamara Malleo, appunto seguitela su Milanao e Antenna 3, avete visto, un saluto anche al direttore Avezzani, adesso cade, cade tutto qua, non è come Frau Brücker. Te lo saluto che lo becco spesso. Lo becchi ogni tanto, no, tu passi sempre lì davanti, voi. Quindi quando lo vedi salutalo, ti saluta Ranfi. sa mai che magari... Noi diciamo, direttore, se le avanza un buco anche a lei, noi siamo qua, cioè, c'è sempre qui un microfono in più in meno, noi siamo sempre qua. Ma invece siamo sempre qui su Crystal Radio, 96.2 FM, DAB Plus, ma anche app per Android, app, per iOS, sito. E se volete riascoltare, rivedere noi, ma soprattutto magari vedere, visto che adesso ci ascoltate in radio, ma volete anche vedere la bravissima Tamara che mi ha avuto in collegamento poco fa, milanonews.it, c'è cioè tutto quello che serve, tutti i nostri pezzi con gli ospiti, tutte le nostre puntate, potete appunto rivedere tutto su Milano All News e anche sul canale YouTube di Milano All News. Adesso un po' di musica, loro sono gli AC/DC, Through the Mist of Time. Le cose si possono fare più semplici grazie al digitale. Grazie, giusto? Al digitale. E il nostro e ospite ci può portare la testimonianza di questo, giusto? Prego Lorenzo. Marco Sant'Ambrogio, vicepresidente di Meta Sociale, per approfondire un po' il progetto Welfare Intelligence. Ma buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Poi, prima di arrivare al Welfare Intelligence... Posso dire subito quello che c'è in mente? Vai. Cioè lui fa parte di... sono quelli buoni, i Meta quelli buoni loro però. Non quegli altri di Meta. Vedi che lo dice anche lui, vedi che lo dice anche Sant'Ambrogio. Buongiorno Sant'Ambrogio. Buongiorno, buongiorno. Allora, prima di arrivare alla nuova piattaforma, chiediamo un po' cosa fa Meta Sociale, chi è, cosa fa? Sì. Allora, Meta Sociale è una entità che nasce dalla volontà di avvicinare il mondo del terzo settore al mondo, diciamo, maggiormente presidiato dalle aziende, chiamiamole business, cioè quelle che sono più avanti a utilizzare i dati, la tecnologia per migliorare le proprie attività. Tendenzialmente si distinguono maggiormente le aziende, che ne so, i supermercati piuttosto che le banche, piuttosto che il mondo delle telecomunicazioni e quant'altro. Il mondo pubblico fa un po' più fatica, il mondo del terzo settore, diciamo che ahimè è buon ultimo. Quindi Meta Sociale nasce dall'unione di tre aziende, di tre entità molto importanti a Milano del terzo settore, che è Comunità Nuova, Gruppo L'Impronta e Amici di Edoardo, e una quarta entità che è Fondazione Marazzina, che ha fatto il socio finanziatore. Cosa fa Meta Sociale? Prova a utilizzare tutte le tecnologie e i dati e le analisi fatte su questi dati, si parla di big data perché sono veramente enormi quantità di dati, per migliorare la presa di decisioni da parte di ognuno. Se si è in azienda, non so, il supermercato decide dove aprire il nuovo punto vendita o come fare comunicazione ai clienti, usa queste tecnologie, usa questi dati. Il Comune di Milano, facciamo un esempio, deve decidere dove aprire o addirittura dove chiudere un centro servizi, un asilo infantile, come allocare le risorse sul territorio. Oppure l'ente del terzo settore deve capire di quanti volontari ha bisogno, come organizzare la loro giornata, se deve, tanti esempi concreti, se deve andare a casa di un ultra 85enne non autosufficiente, deve sapere quanti siano, dove siano, che tipi di servizi ha bisogno. Cioè, per ogni decisione, per ognuna di queste entità, ci sarebbe un gran bisogno di fatti e dati e tecnologia a supporto alle decisioni per fare meglio ognuno il proprio di mestiere. Cioè, il Comune di Milano per missione deve gestire il territorio. Gli enti erogativi, non so, una fondazione Carico ad esempio con emissione eroga finanziamenti a fronte di bandi che organizza a valere sul territorio, gli enti del terzo settore a loro volta scelgono che tipi di fragilità o di persone bisognose aiutare sotto forma di servizi, di attività e quant'altro, ma nel fare questo quello che è stato il punto di partenza è
vi ha notato che l'Italia, e Milano in particolare, è un'eccellenza mondiale, mondiale in termini di volontariato, di attività benefiche, eccetera, ma molto è fatto in maniera spontaneistica, emozionale, tanta dedizione, tanto cuore, tanto tempo dedicato, tante anche competenze diffuse, ma poco organizzate. Certo. Da qui l'idea di trasportare quello che non è sogno, ma è già realtà, ma da parecchi decenni arrivo a dire, nel mondo delle aziende, applicare tal quale quelle tecnologie, quegli approcci, anche quegli algoritmi, non per fare soldi, ma per fare impatto sociale, per dare un contributo al bene comune, alla cittadinanza, ai bisogni. Esatto, e per soddisfare questo gran bisogno di dati, appunto, che ci diceva, il 9 ottobre è stata presentata la piattaforma Welfare Intelligence all'interno della Milano Digital Week, alla presenza dell'assessore al Comune di Milano per il welfare, Lamberto Bertolè. E ci dica un po' com'è nata un po' questa piattaforma, sì, quali sono i prossimi step. Sì, allora, chi è che ha la maggior responsabilità e anche chi è che ha la maggior quantità di dati è il mondo pubblico, l'apparato statale, certo, del comune. Per cui, per attivare quel processo che dicevo prima, da dove partire, la risposta è scontata a questo punto dal Comune di Milano. Per cui abbiamo presentato questa idea al dottor Malangone, al direttore generale del Comune di Milano, il quale ha subito capito l'importanza della cosa, ci ha messo immediatamente in contatto con il dottor Petrelli, che è il direttore generale a Welfare, il dottor Arnone, che è il direttore generale dei sistemi informativi del Comune di Milano. Abbiamo coinvolto anche Paolo Testore, che è il Data Protection Officer, cioè colui il quale che si occupa di essere sicuro che i dati vengano trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e quant'altro. Quindi con questo gruppo di lavoro ci siamo attivati ormai da un anno, e devo dire che una grandissima dedizione da parte delle persone del comune, che sono già operati di lavoro fino a qua, hanno capito perfettamente, interpretato, e anche l'assessore, buono questo, ha fatto un intervento, manco gliel'avessimo scritto noi, veramente, no, davvero, l'aveva così interiorizzato che ha fatto esempi, ha fatto sua l'idea, e c'è stata una simbiosi anche quando abbiamo presentato assieme lunedì scorso, cioè il 9, l'iniziativa, che non si sarebbe, cioè, veramente superato ogni aspettativa, questo è il punto. E devo dire che questa convinzione, che poi arriva la convinzione personale delle persone, non per ruolo che hanno, perché hanno capito internamente, sta dando un abbrivio molto importante all'iniziativa. Chiaro. Fabio, cosa fa? Allora, per quanto riguarda appunto Welfare Intelligence, ricordiamo appunto che ci sarà prossimamente sarà disponibile a tutti la piattaforma web. In questo momento invece mi stava dicendo che ha a che fare solamente con il Comune di Milano, che appunto ha capito l'importanza di questo progetto. Tra l'altro noto una certa somiglianza, cioè in maniera molto diciamo raffazzonata, con la cittadella degli archivi di Milano, che abbiamo intervistato recentemente. È un po' mettere a disposizione, prendere la quantità di dati del Comune di Milano, rielaborarli in base a i tesori della città di Milano, perché sono tesori questi dati, cioè da questi dati può venire fuori veramente qualsiasi scenario e puoi comprendere meglio la città, e quindi poi riversarli a favore di tutti, in maniera che tutti possano usarli. Si dice restituirli, non riversarli. Ma riversarli perché ci butto in testa. Liberare i dati. E sarebbe interessante, anzi glielo chiedo subito Sant'Ambrogio, siccome tutti fanno l'affondo sull'intelligenza artificiale in tutte le interviste, bravo. Questo mi pare il caso perfetto anche per chiedere una sua opinione, o comunque come l'intelligenza artificiale può andare a impattare sulle politiche di welfare di un apparato statale, appunto, come il Comune di Milano. Allora, seriamente c'è tantissimi aspetti ed è molto molto
sofisticati anche, ma sottolineo il fatto che non si può fare da Papa se non si è fatto da sagrestano, si dice. Allora, qui il punto è, iniziamo a usare i dati per quello che sono in maniera, arrivo a dire, elementare. Se non sappiamo quanti sono gli oltre 85 anni non autosufficienti, non sappiamo dove sono, partiamo dalla BC. Prima dell'intelligenza artificiale c'è il conteggio e la localizzazione, no? Allora, da qui in poi, quando si ha la materia prima, che sono i dati, si possono applicare approcci semplici, quanti sono, la media, la localizzazione geografica e quant'altro, e salta le tappe intermedie, si può arrivare all'intelligenza artificiale, dove ci sono algoritmi che, ad esempio, autoapprendono. Se io un fenomeno, faccio un intervento, vedo il risultato, verifico che il risultato sia migliore delle ipotesi di partenza e gli algoritmi autoapprendono e una volta che faccio per la seconda volta quel tipo di decisione hanno interiorizzato i pro e i contro dei processi precedenti e quindi mi aiutano a prendere meglio la decisione successiva. Piuttosto che in ambiti totalmente diversi si può creare quelle che vengono chiamate in gergo delle chatbot, degli algoritmi che surrogano il ruolo di un call center fatto da tantissime persone umane, no? Al telefono, che magari hanno una base di conoscenza, ognuno dei singoli riferita a un certo dominio, una certa componente, mentre se sotto si mette il database di tutte le informazioni oggetto di potenziale telefonata, ecco, ci possono essere delle macchine con le sembianze umane, cioè con la voce e quant'altro, che possono rispondere in automatico, ma avendo accesso a un patrimonio di informazioni pazzescamente più elevato di quanto potrebbe avere un singolo essere umano. Okay, quindi senza andare nella fantascienza, si può andare a, nei singoli processi operativi, a inserire una dose di intelligenza, okay, che non è surroga dell'umano, sì, ma sì, che sì, aiuta, sì, a fare meglio. È strumento, è assistenza, diciamo, ci dà una mano a far meglio le cose che magari sappiamo già fare, ma appunto con l'intelligenza artificiale possiamo farle meglio e non appunto invece pensare al robot che ci tira via, ci toglie di mezzo e fa le cose al posto nostro. Dicimi Lorenzo, lo teniamo un attimo ancora qui con noi? Ma sì, qualche altra domanda. Va bene, allora Sant'Ambrogio, le chiediamo di rimanere qui con noi un attimo ancora. Ospite ai nostri microfoni, Marco Sant'Ambrogio, vicepresidente di Meta Sociale, per parlare appunto di Welfare Intelligence. Allora, abbiamo spiegato un po' nel blocco precedente appunto di cosa si occupa, cosa fa Meta Sociale, eccetera. Dal punto di vista concreto, operativamente, cosa state facendo? Allora, il pericolo di questi tipi di iniziative, di progetti, è di costruire delle cattedrali nel deserto, no? Perché la tecnologia c'è, rodate eccetera, allora si mette in piedi un sarchiapone, si mette in piedi una soluzione tecnologica e poi si è nella classica situazione di avere una soluzione alla caccia del problema. Noi abbiamo fatto esattamente l'opposto, siamo partiti dai problemi e poi, come fa il salmone, no, si risale la corrente per capire in funzione del problema qual è la soluzione. Cosa abbiamo fatto operativamente? Abbiamo intervistato e analizzato i siti, le attività e quant'altro delle principali 35 organizzazioni del terzo settore milanese, andando a capire chi fa che cosa per chi. Chi si occupa di anziani, chi si occupa di immigrati, chi si occupa di persone con la sindrome di Down, chi si occupa di... E abbiamo identificato 87 profili di persone bisognose o fragili e 24 tipologie di famiglie fragili. C'è un esempio, nucleo familiare monogenitore con un minore disabile a carico, piuttosto che con un grande... Cioè sono archetipi, sono tipologie di... target, di profili, di persone, di famiglie che possono essere aiutate da qualcuno. E questa è la domanda, mettiamola così. Poi c'è l'offerta, cioè chi fa che cosa per aiutare ognuno degli 87 tipologie di persone, dei 24 tipi di famiglie. E quindi siamo andati a capire quali tipi di servizi fanno, chi li fa,
può essere il comune, può essere l'ente del terzo settore di Grattosoglio, può essere anche un'azienda privata che facendo anche pagare, non è demoniaco far pagare, cioè, ma facendo magari un prezzo politico, dà un servizio privilegiato a certe fasce che non possono permettersi i nostri tipi di servizi. Quindi sempre dai bisogni, domande e offerta. Abbiamo capito quali sono le tipologie di decisioni che devono essere prese da parte di questi signori per fare il loro mestiere, quindi ad esempio parto dalla DC prima ancora dell'intelligenza artificiale, quantificare quante siano le persone, questo tipo di persona, eccetera, dove siano. Abbiamo diviso Milano in un mosaico con 6.000 tessere piccolissime, dove ci sono dentro mediamente 230 persone, così che sia possibile essere molto chirurgici negli interventi, no, ma salvaguardare la privacy. Meno di una via probabilmente, 230 persone. Dove c'è grande urbanizzazione è un isolato, uno stabile o due isolati. Sì, assolutamente così si arriva. Quindi si può arrivare a un livello di analisi di precisione chirurgica, ma ripeto, salvaguardando il diritto alla privacy che ognuno di noi cittadini deve avere. Ecco, ma per fare questa presa di decisioni serve avere il target, serve sapere quali tipi di decisioni, ma servono i dati. Allora, risalendo, siamo andati insieme alle persone del comune a capire le varie fonti informative di cui il comune dispone adesso. Un domani, condividendo la piattaforma col mondo del terzo settore, eccetera, ospiterà anche i dati che le organizzazioni del terzo settore vorranno riversare, perché è un bene comune, è un serbatoio di informazioni condiviso. Quindi se ognuno porta il suo secchiellino d'acqua, si riempie prima e si riempie meglio, no? E avere informazione del territorio è anche un'intenzione del comune, perché il comune vede un po' Milano dall'alto, ma chi meglio di chi lavora in quel quartiere, in quella piazzetta dello spaccio, piuttosto che da quel servizio, conosce il micro territorio. Ecco che dal basso verso l'alto si può fare un'opera di collage di informazioni e tenerle anche molto, molto aggiornate. E poi ci sono tutta una serie, finisco, di tecniche molto semplici, non da nerd, da programmatori, ma proprio da utenti normali, per aiutare a prendere decisioni. Cioè, se schiacciano delle sequenze di tasto, si arriva a dire dove è localizzabile l'asilo NP1 e meglio serve il territorio. Perfetto. Tutto questo, se vogliamo sapere di più, immagino che sul vostro sito troviamo informazioni varie, giusto? Sul sito si trova già la registrazione dell'intervento che abbiamo fatto con il dottor Bertelet, quindi si può ripercorrere un po'. Perfetto. Va bene, siamo arrivati alla fine, quindi dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare il nostro ospite. Prego, ringraziamo Lorenzo. Tantissimo Marco Sant'Ambrogio per essere stato ospite con noi, grazie mille. Grazie a voi. E buon lavoro. E buon lavoro, esatto. A questo punto, va bene. Grazie mille.